Macro categoria imprese, categoria insurance. Il premio è quello di CEO dell'anno innovazione insurance. Andiamo a leggere insieme la motivazione. Per aver contribuito a rivoluzionare il mercato assicurativo puntando su nuovi modelli di business e creando partnership strategiche in ambito bancario e insurtech, per la competenza e l'indiscussa capacità di visione che lo rendono un CEO in grado di raggiungere ambiziosi traguardi per la propria compagnia e per l'intero settore. Il premio va a Andrea Battista, Net Insurance. CEO dell'anno Innovazione Insurance, naturalmente c'è lui in collegamento con noi, il CEO di Net Insurance, Andrea Battista, a cui va questo riconoscimento. Ben trovato e complimenti. Buongiorno, buongiorno a tutti, ovviamente grazie. Grazie a lei e le chiedo subito un commento per questa vittoria decisamente prestigiosa, direi. Ma direi la cosa che mi viene da sottolineare per prima è che premia cogliendo uno degli elementi fondamentali, uno dei pilastri del modello di business che abbiamo disegnato e stiamo cercando di implementare in Net Insurance. L'innovazione è uno dei collanti che tiene insieme attività anche diverse tra di loro, ma sul presupposto fondamentale che una compagnia di medie dimensioni può riuscire a crescere, a dare ritorni ai propri stakeholder e anche azionisti esclusivamente se tutto ciò che fa lo permea di un approccio e di una filosofia innovativa senza sconti, senza sosta e senza tregua. Per cui fa particolarmente piacere che questo pilastro del nostro agire possa essere da un lato riconosciuto e dall'altro lato ovviamente premiato. Certo, lei ha già citato la parola chiave da cui voglio ripartire adesso per un'altra domanda, cioè la parola innovazione, che si collega anche a ciò che abbiamo letto nella motivazione, cioè per aver contribuito a rivoluzionare il mercato assicurativo puntando proprio su nuovi modelli di business. Le chiedo subito che cosa significa innovare in ambito assicurativo. Risponderei in questo modo, distinguendo innanzitutto due piani, un piano macro di sistema e un piano più micro legato all'attività delle imprese, delle singole imprese. Sul piano macro siamo in un momento in cui l'innovazione è chiave a livello di sistema economico nel suo complesso, insomma, quindi inutile richiamare il piano nazionale di ripresa e resilienza. E il settore assicurativo si inserisce in questo trend, in questo contesto, ma con un gap da colmare. Due dati ce lo rendono molto evidente. Il PNRR assorbe il 13% delle risorse stanziate a livello europeo. Lo scorso anno il mondo insurtech ha assorbito, si trattano chiaramente di due dinamiche diverse, ma chiaramente sempre di investimenti parliamo, ha assorbito il 5% degli investimenti europei. Questo gap come lo si colma a livello macro? Ma innanzitutto creando modelli di investimento vincente che si ispirino a esperienze anche di successo in giro per il mondo. E il secondo, fare cultura, e il terzo, fare sistema. Fare cultura, beh, qui viene facile citare la recente ricerca promossa dall'IVAS sul grado di alfabetizzazione degli italiani in tema assicurativo. Ogni innovazione non potrà che scaricarsi a terra se contribuirà ad aumentare e potrà collegarsi a un grado di alfabetizzazione crescente. Certo. Fare sistema è fondamentale perché siamo in un momento di creazione, quindi anche trovare gli standard giusti, gli interventi normativi giusti è un punto fondamentale, ma questo è solo il livello macro. Poi c'è il livello micro, che è la riconfigurazione cooperativa. Innovazione oggi vuol dire digitale, vuol dire andare a prendere la catena del valore, scomporla in tanti pezzi e capire quelli che sono potenzialmente oggetto di innovazione digitale.
Ecco, poi le è stato riconosciuto questo premio per un'altra questione che abbiamo letto nella motivazione, cioè la competenza e l'indiscussa capacità di visione, quindi essere lungimirante, e a questo punto non posso che chiederle su quali progetti state puntando in questa fase. Allora, in questo momento, nella fase dell'anno 2021, che per Net Insurance è quello centrale del proprio piano industriale, del proprio primo piano industriale quinquennale, riteniamo fondamentale sviluppare e consolidare le partnership distributive, che a questo faceva tra l'altro riferimento l'innovazione, e completare e arricchire la gamma di prodotti e di servizi, e anche qui l'innovazione gioca un punto fondamentale. Volendone citare uno, chiaramente a titolo esemplificativo, perché una realtà come Net Insurance si sviluppa e cresce nel senso dell'innovazione, se lavora su tante cose, tutte importanti, ma uno lo citerei, un prodotto furto per la casa, pay per use, che si attiva e disattiva attivando o staccando l'allarme. Quindi un'innovazione davvero customer centric e radicale. Chiaramente non è su questo che vogliamo fare il nostro piano industriale, ma l'innovazione di prodotto e di servizio è un elemento fondamentale per allargare le partnership e per darci sostanza di innovazione. E insomma, poi la lungimiranza in questo momento è ancora più importante, no? Proprio perché bisogna ripartire con tutte le novità e la nuova normalità, come spesso si dice, che abbiamo dovuto abituarci in questo ultimo anno abbondante. Senta, intanto io ovviamente le rinnovo i complimenti per questo riconoscimento, CEO dell'anno Innovazione Insurance. Naturalmente seguiremo tutte le vostre mosse a partire dai progetti che lei ci ha elencato, e quindi la mia ultima domanda potrebbe essere quella, insomma, per cui se doveste essere riselezionati sarete ancora dei nostri l'anno prossimo, insomma, lei per i progetti come gruppo, insomma, sa che il monitoraggio avviene su tutto. Certamente, la trasparenza su ciò che facciamo per noi è un altro elemento fondamentale che cementa le nostre iniziative e consente di scaricare la terra. Ottimo. Ottimo, perfetto. Allora, intanto complimenti ancora per questo premio, Andrea Battista, CEO di Net Insurance, e a presto, complimenti ancora. Grazie a tutti, buongiorno.